Metropolitana di Messina e Novembea non è solamente un peso, ma è
che siamo accompagnati dalle istituzioni. Ecco, oh, venite, venite, entrate, entrate. Voi che state venendo, cioè, vedete la spilletta. Sì, infatti come dice qua la vicaria, prima di essere stato assessore, la protezione civile fa quello che dice insieme al signor Pagarelli, intesa come al Cilipone, insieme al Ciccotto, il presidente Ciccotto sull'associazione ECA, insieme al Gruppo d'Italia, con Deomazza e ultimo, insieme a Serio Tremonti, con tutto il comunale della protezione civile. Che dire, giornate bellissime quelle come quella di oggi, perché i ragazzi appunto la scuola ci portano sicuramente, dico, a farci crescere tutti insieme, dobbiamo continuare. Mi dice qua il mio conterraneo Luca Gazzara, mi dice che siamo alla terza edizione già, quindi terzo anno, quindi dobbiamo continuare. Quello che siamo curati solo per le prime edizioni, già siamo alla terza, vuol dire che già siamo già ispirati bene, quindi ringrazio la città metropolitana di Messina, la protezione civile regionale con i nostri componenti, le insegnanti e tutti i ragazzi, tutti insieme, come ho detto sopra, siamo la protezione civile. Grazie a tutti. Abbiamo visto di passare la parola all'insegnante dell'istituto, mi do la parola subito. Buongiorno a tutti. Io ho altri saluti della mia dirigente, la professoressa Enzi Perdonato, che per altri impegni scolastici non è potuta essere qui. Intanto ringrazio dell'ospitalità. Per noi è il secondo anno che abbiamo il progetto Comuni Cittadini Responsabili 2.0. I ragazzi già l'anno scorso hanno partecipato con passione veramente a questo progetto e quest'anno ancora di più. Abbiamo tempo, magari qualcuno può raccontare dopo, qualcuno di voi quindi racconta l'esperienza. Grazie, grazie, dottoressa. Io devo ringraziare personalmente Salvatore Cocina. Salvatore Cocina è il dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile regionale. È una persona speciale per me, ci conosciamo da sempre con il direttore e lo ringrazio per la sensibilità nel campo. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente e ricordo che il direttore è stato anche dirigente del Dipartimento Acqua e Rifiuti e la sensibilità del direttore Cocina sui temi ambientali è nota a tutti e ha contribuito che la Sicilia facesse un passo decisivo in avanti sia nella protezione civile che nella raccolta differenziata dei rifiuti. Ma questa è una mia considerazione e credo sia condivisa da tutti e vi prego di fare un grande applauso a Salvatore Cocina. Roberto, sono qui, siamo oggi presenti insieme ai miei due colleghi, i vostri colleghi, ingegnere Sottile, loro si occupano di idrogeologico, supporto idrogeologico in caso di frane, alluvioni, nel settore tecnico, non sono più del settore operativo. Siamo qui insieme alle associazioni di volontariato, le tre associazioni di volontariato di Corleone, insieme al gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Corleone. Le associazioni, poi lo ribadisco, poco fa lo dicevamo ai ragazzini, siete fortunati qui a Corleone perché avete quattro associazioni di volontariato, decine e decine di volontari che sono a disposizione della comunità che ci fa bene, a disposizione del sindaco, prima autorità di protezione civile. Siete fortunati, in caso di emergenza avete questa bella gioventù che dà supporto alla popolazione, vi dà indicazioni in caso di terremoto, alluvioni, frane e quant'altro possa succedere all'interno di questo territorio. Sono ragazzi ben attrezzati, ben formati per il rischio incendio, per il rischio alluvione,
sono forniti di moduli antincendio, la serie vigile del fuoco e della forestale, insomma avete una bella risorsa insieme ai ragazzi del gruppo comunale. E niente, che dire, complimenti a buon lavoro. Grazie, grazie. Allora, io farei così. Ma vedo Francesca Cerami, dov'è? Va bene, allora, io adesso cedo la parola e prego Giovanna Cagione di venire qui, prego il collega di Care Spia di venire qui, passo la parola a Luca Gazzara che è il responsabile di un modo importante di futuri cittadini responsabili, per cui Giovanna poi farà anche lei la centralista con Luca, con il collega del Care, Lorenzo Piccione, in modo da far dire a tutti due parole anche per spiegare e finirà lei di spiegare quali sono stati i risultati, i numeri e tutto. E poi passiamo alla premiazione e ci salutiamo da Corleone riportando con noi una cara esperienza per il terzo anno. Io ho già detto che utilizzeremo il parapiente per utilizzare la prossima piattaforma. Luca, a te. Grazie Francesco, buongiorno a tutti. Non mi nascondo il fatto di essere felice oggi di trovarci qui a Corleone a chiudere per la terza volta questo bellissimo progetto di formazione ambientale ma anche di educazione civile, e non nascondo anche un po' d'emozione. È un progetto che a noi ci ha rapito il cuore, perché di fatto oltre a lavorare per questo obiettivo di formazione si è creato un bel gruppo di amicizie, no? E ci divertiamo anche quando organizziamo le manifestazioni. Ma è un progetto che quest'anno ha coinvolto circa 4.500 ragazzi, ma che nei 3 anni ha già coinvolto e formato 10.000 futuri cittadini responsabili. Ed è un progetto che ha come obiettivo quello dell'inclusione sociale, e lo manifesta la presenza graditissima della dirigente scolastica di Amicis, Leonardo Da Vinci, alla preside Genco, e la presenza della scuola di Santa Teresa Riva, Santa Teresa Riva. E quindi io vi ringrazio veramente di cuore per questa partecipazione. È chiaro che un ringraziamento affettuoso a Roberto Guida, con te si sta creando anche un rapporto di amicizia, di collaborazione. La presenza del Dipartimento regionale di protezione civile a Corleone per un momento di formazione non è una cosa banale, è una cosa che muove la macchina amministrativa attraverso delle formalità, ma che poi giustamente muove persone, mezzi, e quindi comporta anche degli oneri di natura economica oltre che amministrativa, e quindi la loro presenza veramente importante ci gratifica. Così come volevo ringraziare di cuore il CAE, rappresentato oggi da Geraci, da Gianfranco Geraci, che si è occupato anche di fare delle lezioni frontali con noi, lo avete apprezzato, ci ha fatto vedere delle immagini devastanti ma anche altrettanto chiare, e per capire come ci si comporta, ma soprattutto cos'è l'ambiente esterno, cos'è la natura quando prende il sopravvento rispetto a quelli che sono dei fattori critici. Di conseguenza abbiamo preso un impegno morale, lo voglio ribadire qua davanti a tutti, grazie anche alla presenza dell'istituzione comunale e all'amico Giulio Vera. Abbiamo preso, e lì ti dirò il merito se posso, abbiamo preso un impegno morale con Corleone, che è quello di chiudere ogni anno la manifestazione qui, perché per noi ha un significato importante, perché la formazione ambientale passa attraverso anche una formazione alla legalità, al futuro e allo sviluppo sostenibile. E quindi sono principi fondamentali che nascono qui, devono radicarsi e devono andare avanti nel tempo. Quindi il supporto dell'istituzione, la presenza dell'istituzione comunale è altrettanto importante e altrettanto gradita. Non aggiungo altro, il nostro perno, il professore Piccione, Giovanna Cangiamore, l'ingegnere Cancellieri, che coordina una quantità incredibile di attività e di dati. Un applauso se lo merita. Invidiabile l'impegno di Franco Cancellieri. Non aggiungo altro, ringrazio tutti di cuore, soprattutto l'istituzione che ci ha accolto, l'istituzione scolastica che ci ha accolto, e lasciatemelo dire, io voglio fare un applauso a Silvana Zardia per l'impegno che ha mostrato, la responsabilità, la responsabilità del tutto positivo, e la capacità.
età, perché se siamo qui oggi è grazie anche al suo impegno veramente strutturale. Passo la parola a Giovanna, grazie a tutti. Allora, Giovanna Amata Chiacchierona, dopo tutte le cose che ha detto Luca, poco da aggiungere. Però quello che voglio dire è questo, a parte è tanto bello essere qua dopo 3 anni di cose virtuali, è bello proprio essere nella scuola che è stata un po' pilota all'inizio di tutto questo, perché quando ci siamo incontrati come gruppo di lavoro, ovviamente la pensata è la grande Rangelieri, ovvio, che è venuto a bussare a me Vincenzo, ma c'era lui che insisteva, Corleone, dobbiamo fare delle cose qua, e che ha avuto l'abilità quindi di riuscire, noi comunque rappresentavamo degli enti di ricerca e che quindi facciamo il nostro pezzo e lo facciamo dove ci chiedono di farlo. E quindi è stato anche lui la prima persona per cui siamo qui, è Luca in realtà, perché altrimenti non si muoveva tutto questo sistema a partire da qui. Ovviamente ciò non toglie nulla alle altre città siciliane e siamo felici che negli anni sono aumentate, perché era partito dalla città metropolitana di Messina, che tra l'altro è quella che poi sovvenziona i gadget e le cose, ha aiutato quest'anno anche da un contributo del CAR, ma questo è un progetto volontario, dove di fatto noi non mangiamo nessun tipo di finanziamento se non questi aiuti di partner o collaboratori, che comunque anche solo per comprare i premi e dargli il piccolo gadget, per il resto facciamo tutto in forma proprio volontaria, come la protezione civile, no? Quindi di fatto ognuno ha messo il suo, ma da Franco che è a Messina, con Cacciola, città di Messina, a essere qui, il merito è di Luca. E quindi ci fa un sacco piacere vedere che piano piano abbiamo aggiunto scuole. Quest'anno la comunità è diventato nazionale il progetto, perché è partito da Messina, Corleone e Augusta, queste erano le città della prima edizione, soltanto 4 scuole o 5. L'anno scorso ci siamo moltiplicati, ma quest'anno siamo arrivati addirittura ad annettere Roma e La Spezia per avere delle scuole pilota al centro e nord Italia, che vuol dire diventare destino nazionale. Quindi è vero che questo progetto nasce dalla Sicilia e qui è giusto che si valorizzi, però anche è bello vedere, visto che è stato premiato più volte, 3 anni di fila ha preso il riconoscimento della prima Basile della pubblica amministrazione, ha preso il riconoscimento Spreco Zero, e questo è bello perché alla fine facciamo parlare più di noi, ma non tanto come Vezzo, ma perché è bello diffondere un messaggio che alla fine ci fa piacere e apprezzano anche al di là della scuola. E a proposito di questo devo dire che è vero che oggi principalmente abbiamo parlato del modulo CONIRI, che è il modulo INGQ, dove è stato un piacere, con la scusa di fare gli eventi speciali quest'anno, che la grande novità era il modulo della dieta mediterranea, è stato un piacere avere a che fare, ingrandirlo, non essere solo INGQ, ma avere CAE che ti spiega la tecnologia dietro all'allerta, e avere la protezione civile che vi fa vedere le cose che comunque io tramite il gioco e tramite Jenny sempre sottolineavo, cioè quanto è importante i comportamenti sicuri, quanto salvano la vita, al di là del sapere e conoscere il fenomeno, che chiaramente è la base di chi ci lavora e di chi se ne deve guardare. Però è importante diffondere questo, e in questo il GV da sempre cammina a braccetto con la protezione civile, ma aggiungere il fiore all'occhiello di mettere chi dietro aiuta con la tecnologia a stare attenti a questo è sicuramente un valore aggiunto. Non c'è più, la Gerani non è ancora arrivata, la Francesca, appena viene le diamo parola, però intanto a parte dire grazie a tutti, e questo mi scuso se qualcuno non lo cito ma ci hanno pensato gli altri, vi dico solo che ricordo che non è solo con Iri o pasta e fagioli con l'olio futuri cittadini responsabili, ma la sua forza, il fatto secondo me, e sono convinta che desti questo successo e prenda questi riconoscimenti, sta nel fatto che è multidisciplinare. Infatti all'inizio i moduli erano 3, con Iri era il mio, ma Piccione, professor Piccione, ne aveva ben 2, ma di tesi e sana di cui gli argomenti ve li accenderà lui. E poi abbiamo aggiunto Vita, che lo curava Raga De Castro, e che quest'anno l'ha ereditato Luca Gazzara, perché anche il polmone verde degli alberi, anche la lotta alla desertificazione, la protezione della biodiversità, tutto questo insieme è proteggere l'ambiente e il pianeta Terra. E questa è la forza del progetto, ognuno nel suo piccolo, in base a quello che studia,
porta questo scuola col suo tipo di attività, e poi vi siete trovati questa piattaforma con tutto da poter scaricare, utilizzare, il contatto con gli esperti a cui fare le domande. Su questo, come diceva Franco, andremo a implementare ancora meglio grazie alla città metropolitana di Messina, una piattaforma più solida e non solo gratuita, ma fruibile a tutti come le padlet, ma non ricordo il nome, ma non importa, tanto li pubblicizzeremo alla grande, ad uso dei costumi nostri, perché qualcuno inserirà per noi le cose e la potremo vigilare, e quindi l'intento è sempre di poter arrivare a far capire ai ragazzi che prima che cambia non è una cosa così, è una cosa che coinvolge tantissimi tipi di studi multidisciplinari, dove però ognuno deve stare attento a come si comporta da tutti i punti di vista. E su questo cedo la parola prima di Vincenzo, ma poi riprendere anche a lui. Tu dimmi i moduli, pubblicizza i tuoi moduli, poi ci dice qualcosa Gianfranco. Ragazzi, mi rubo solo un secondo. Voi siete cari ragazzi, devo stare che non mi posso fare. Dietro la foto. Allora ragazzi, quando crescerete, mi auguro che andrete tutti all'università. Sapete che è importante andare all'università? Cioè, significa chiudere un ciclo di studi e quindi essere futuri cittadini responsabili e correttamente informati. Voi siete oggi piccolini, avete un percorso lungo, voi siete dei ragazzini fortunati con questo progetto. Perché siete dei ragazzini fortunati? Siete fortunati perché siete andati dentro in questo progetto che vi ha, come dire, grazie alla sensibilità dei presidi, degli insegnanti che hanno fortemente voluto questo progetto, di poter accedere a delle informazioni aggiuntive che vengono date dai vostri insegnanti, che dovete amare, perché la famiglia più grande rispetto alle singole famiglie è la scuola, e poi dalla scuola recepite informazioni corrette in un momento in cui avete tante informazioni pericolosissime che possono essere anche sbagliate. Perché oggi vedete qui istituzione importantissima? Perché in questo progetto abbiamo voluto il massimo di ogni cosa. Perché c'è la protezione civile? Mi verrebbe di pensare, la protezione civile non lo può dire, ma io lo posso dire da cittadino. Sapete che la protezione civile italiana è ammirata e apprezzata a livello mondiale, e ha partecipato anche su eventi planetari grandissimi, ha dato contributi che sono passati alla storia, che sono oggetto di ammirazione. La professoressa Biagiamore è una ricercatrice dell'INGV, è un istituto nazionale importantissimo che studia i problemi dei rischi, per esempio il problema dei terremoti. E ognuno di noi è rappresentativo di un mondo importante. Io oggi sono in pensione, ma ero un docente universitario, avevo degli alunni per un'altra. Quindi, cari ragazzi, oggi un plauso per esempio alla scuola Santa Teresa di Lucca, che da un lungo viaggio raggiunge qui nello spirito di gemellaggio, e anche questo è un fatto di grande. Oggi io ho assistito a delle istruzioni da parte della nazione cinese. Ai miei tempi, ragazzi, non esistevano, dovevamo inventarci di norma e magari sbagliavamo. Queste istituzioni vi aiutano preziosamente. Io mi auguro persino simpaticamente che tutti a livello civile farete protezione civile a qualunque livello, perché diventa fondamentale, perché significa fratellanza, significa dialogo, significa dare una mano d'aiuto, e un bel giorno poi tutto magari quando sarete di tornare. Quindi vi faccio i migliori auguri, così come ci auguriamo di continuare, voi siete la nostra forza e diventate. Sappiate che tutti lavoriamo qui a livello di volontariato, non abbiamo nessun attorno, non abbiamo nessun problema.
schieramento politico lo facciamo perché vi amiamo. Io oggi sono nonno di un bimbo di 2 anni e sono di solito impegnato, e quindi la vostra generazione, sta dicendo di un po' di Claudio, prende in merito tutta l'attenzione possibile alla luce delle esperienze che abbiamo. L'unico vantaggio che abbiamo è l'esperienza che me la consegna. Grazie. Ragazzi, vabbè, 30 secondi, tanto mi sono visto quasi tutti. Ormai l'attenzione è calata. Io volevo solo dirvi una cosa, mio cugino una volta mi disse, i piccinini si addrizzano fin quando già sono dell'altro non l'ho letto. Cioè, ai ragazzini può insegnare qualcosa fin quando riusciamo a dormire anche messi di lato. Io sono contentissimo di aver dato un piccolo contributo oggi a questi ragazzini che riescono ancora a 7, 8, 9 anni a dormire nel letto di lato. Perché ciò che vedi a quest'età ti rimane nella testa per tutta la vita. A me quel ragazzino che oggi mi ha venuto a dire la sua cosa mi è piaciuta di più di tutte, sono contento, mi ha riempito la giornata e soprattutto spero di avervi dato quel concetto che questi strumenti di controllo e monitoraggio del territorio sono utili e che devono essere salvaguardati, perché guardate che c'è troppo benefregismo, c'è troppo voglia di distruggere quello che abbiamo in giro per il territorio. Noi quando vediamo una strumentazione in giro per la campagna la dobbiamo difendere, perché quel pluviometro, quel strumento sulla collina servirà a salvare delle vite a valle. L'attenzione sta finendo, quindi vi saluto e vi ringrazio. Sono il briciolo della vostra attenzione, visto che è finita. Allora, io anche voi, sono Francesca Cerami dell'Istituto per la Promozione e la Valorizzazione della Dieta Mediterranea. Abbiamo detto con tutti che dieta mediterranea è? Vi ricordate cos'è, stile? Bravissimi, quindi movimento e buon cibo. Buon cibo apprezzato in tutto il mondo, riconosciuto dall'UNESCO. Buon cibo significa avere la fortuna dei nonni o dei genitori che coltivano e sapere cosa noi riusciamo a mangiare. E che voi siete fortunati a vivere in questo territorio, perché in questo territorio ancora si coltiva. E fortunati perché molti mi hanno raccontato che cucinano insieme ai genitori, a papà, alla mamma, cose buone. Tutte le cose che ci siamo detti poi le ritrovate nel segnalibro, ricordatevi di averlo, per chi non l'ha avuto ora ve lo consegniamo, tutte le regole buone, ma in primis ci siamo detti legumi, frutta e verdura di stagione, mangiate tanti legumi, abbiamo scoperto tanti snack con i legumi e le merende, il pane del panificio, guardare le etichette, leggere le etichette, quindi tutte informazioni importantissime da trasferire anche ai vostri genitori, giusto? Quindi arrivare a casa. È stato un piacere. Passo la parola alla Presidente Cenco e poi chiudo tutto Franco con la premiazione. Fatte non in superficie ma veramente in maniera molto professionale. Occhio, sono una rassa che è stata e anche questo ci volevo solo dire grazie a tutti coloro che erano ragazzi preso possibile per la gestione ed era bello sì, volevo dire che ce lo siamo qua per dire bello poi condividere le cose fatte bene insieme, quindi grazie ancora a Francesco che mi ha tirato dentro a questa avventura e a tutti gli amici. Grazie a tutti, prego, tutti i ragazzi.
Allora, iniziamo la premiazione del innanzitutto chiedo a Luca Canzara di rimanere qua con me, la vicaria. Allora, premiamo con l'attestato, la targa. E il tablet, l'istituto Giuseppe Masi di Corleone, consegna il premio Luca Canzara, presidente del forum del contratto di Fiume, Alto Pevice, Sinistro. Un applauso! Ovviamente prendiamo la vicaria di consegnare alla presa di Milano e di ringraziare. Ecco qui. Grazie. Adesso abbiamo Giuseppe Cacciola, responsabile di una infera della città metropolitana di Messina, la professoressa Irri, e per l'istituto con prezioso di Santa Teresa Riva e per il Ples di San Salesio Sivo, prego professoressa, prego, con la targa, prego professoressa, il tablet, prego, ecco qua, e il tablet. Giovanna Viaggiamore, farai